È l'inizio di una nuova giornata all'Officina dei Mostri. Nel buio si risvegliano forze sinistre e le porte dell'ignoto si spalancano. I professionisti del brivido sono pronti come sempre per generare nuove, orribili creature. Matteo, il disegnatore. Un talento con la matita, un mago con i colori. Marco, il modellatore. La materia si piega al suo volere e l'impossibile diventa possibile. Ce la metteranno tutta per dare vita alle creature più incredibili mai concepite, ma per farlo avranno bisogno del vostro aiuto. Benvenuti nell'Officina dei Mostri. Cetriolini. Goblin. Allora, Marco? Pronto per un'altra meravigliosa giornata di lavoro? Ma che, sono stato alla sagra dei cetriolini mannare con i goblin tutta la notte. E poi questi cetriolini mordono, c'erano anche le sirene. Le sirene, che antipatici quelli, non mi invitano mai. Si vede che sei un tipo noioso. Mamma, ancora ci sono venuti, ti prego. Ma che mamma, dai, è arrivato Jacopo, tirati su. Andiamo, andiamo. Ciao, mi chiamo Jacopo, ho 10 anni e faccio la quinta. A me piace giocare ai videogiochi, giocare con gli amici e dormire. La cosa che odio di più per i compiti. Per me un mostro deve essere molto cattivo e coglierti sempre di sorpresa. Sono venuta all'Officina dei Mostri perché nessuno ha fatto un mostro come il mio. Ciao Jacopo. Ciao, piacere. Benvenuto all'Officina dei Mostri. Grazie. So che ti piace dormire. Sì. Sì, anche a me piace dormire. Come si chiama il tuo mostro? Il mio mostro si chiama il Joystick. Ah, il Joystick, molto interessante. Il Joystick, wow. Andiamo a dargli un'occhiata. Ok. Si chiama Joystick, è un controller e è arrabbiatissimo. È una bocca piena di denti con cui dare la scossa. Ha delle pinze per difendersi e per elettrizzare chi lo attacca. Corre velocissimo solo con due zampette. Si sposta in casa e si mimetizza tra i telecomandi. Il suo potere è infettare gli elettrodomestici come un virus del computer. E se fosse vero, lo userei per vincere contro i miei amici, perché li elettrizzerebbe tutti. Jacopo, Joystick è davvero un mostro terrificante. Eh sì. Fa davvero molta paura con quegli occhietti e quei denti. Ho solo una perplessità. Ma queste due piccole zampette mi sembrano un po' poco per muoversi velocemente. Sì, è vero. Potremmo aggiungerne altre. Ok. Ti piace l'idea? Sì. Le mettiamo qui che escono fuori, eh? Vero. Che spuntano dai lati come... Un granchio. Come un granchio. In fase di progettazione abbiamo convinto Jacopo a trasformare il suo joystick in una specie di granchio robotico. A Jacopo è piaciuta tantissimo quest'idea. E allora gli facciamo anche le chele più grandi, così assomiglia veramente a un granchio. È vero. E visto che è un mostro elettrico, potrebbe avere anche una lunga coda strappata come un cavo rotto per collegarsi agli altri elettrodomestici e infettarli. Giusto. Potrebbe anche dare la scossa con quella coda. Credo che Joystick sia il primo esempio di console di videogiochi che si trasforma in un mostro. Jacopo, geniale. Bene. Direi che abbiamo un sacco di elementi su cui lavorare. Vero. Sono sicuro che con tutte queste modifiche il joystick sarà ancora più elettrizzante. Andiamo a disegnare allora. Ok. Bene Jacopo, direi che possiamo iniziare a disegnare. Eh sì. Io me lo immagino un po' come un joystick robotico. Sì, giusto, sì sì. Quindi potremmo partire dalla sagoma del joystick. Sì. E poi magari farlo aprire. Giusto. Ora sulla sagoma possiamo cominciare a immaginare come si può aprire. Allora, prima si formano gli occhi, poi si formano le gambe, poi la bocca e infine le chele.
Nella fase di disegno joystick è diventato un robot mutante, con tutti questi scomparti che scompongono la sua armatura. Fantastico. Bellissime queste zampette, per muoversi velocissimo per casa. Sì, e poi quando le ritira dentro tappa i buchi e si nasconde. Mi piace un sacco. Direi che possiamo passare alla bocca. Eh sì, la usa per addentare le cose e spaccarle. Potremmo anche fare che è tipo una presa con dei dentini. Giusto. E le usa per addentare, ma anche per prendere l'elettricità o caricarsi. Sì. Gli abbiamo cambiato i denti come un vampiro, almeno ha denti di più, e morde anche le dita. E adesso decidiamo insieme come fare i tasti. Come te li immagini? Con delle faccine che dipendono dall'espressione. Se tipo è arrabbiato si schiaccia il tasto arrabbiato, se è felice quello felice e se è medio quello medio. Ho capito, come degli emoticon tipo. Sì. Ah, mi piace. Smile. Degli smile. Perché non li disegni tu? Va bene. Ottimi questi smile, molto bravo. Grazie. Possiamo passare alle chele. Sì. Le pericolosissime chele. Quante gliene faresti? 4. Ah, 4, quindi 2 da una parte e 2 dall'altra. Sì, una più piccola dell'altra. Ok, possiamo fare, come dicevamo, la coda. Sì, potremmo fare una, poi che si divide in 3. Ah, tipo che si separa sulla punta in 3 cavetti più piccoli. Sì. Elettrificatissimi. Sì. Questa coda è dritta e si divide in 3. E questa idea ce l'ho avuta io. L'abbiamo fatta con uno scorpione perché mi piace tanto lo scorpione. Bellissimo, ce l'abbiamo, minacciosissimo. Contro cosa lo scagliamo? Contro il computer. Ah, contro un computer. Portatile. Portatile? Bene, il disegno direi che è finito. Possiamo passare subitissimo a ripassarlo col pennarello nero. Sì. Oggi sicuramente il joystick era felice perché, come vedete nel disegno, sta spaccando il computer. Noi vogliamo spaccare tutto. Bellissimo, tutto ripassato, col segno nero. Bene, direi che adesso possiamo andare a colorare. Giusto. Cominciamo dalla parte esterna. Il colore esterno di joystick è blu, però lui, come i camaleonti, può assumere il colore di quello che gli sta intorno. Quando vedi joystick è già troppo tardi. Ecco fatto. Con l'elettricità che scaturisce dalla coda. Bello. Bene. Ti piace? Sì, un sacco. Sei soddisfatto allora? Molto. Anche io, tantissimo. Direi che il disegno è pronto e finito per essere portato da Marco per la modellazione. Sì. Grazie tantissimo. Prego. 5 alto per me. Nel grande libro dei mostri, Joystick troverebbe altri micidiali compagni di gioco. Primo fra tutti, il diavolo in persona. È un incallito giocatore di carte, un vero diavolo al tavolo da gioco. Ma non bisogna fidarsi troppo perché ha la brutta abitudine di barare, soprattutto se in gioco c'è qualche anima. Ma anche gli zombie sono dei gran giocherelloni. Non sono molte le attività sportive che gli si addicono vista la loro lentezza, eppure sul campo di bocce sono davvero imbattibili. Non saranno intelligenti, ma ci mettono la testa. Oggi, grazie a Joystick, il grande libro dei mostri ha una pagina in più.
Marco riuscirà a mescolare l'aspetto giocoso all'istinto letale? Ciao Marco, questo è il mio joystick. Ciao Jacopo. Wow, ma è terrificante joystick, sta distruggendo un computer. Sì. Pazzesco. Come vedi, io mi sono già portato avanti con una base di plastilina, ma adesso lo dobbiamo attivare. Come vedi, ho preparato dei vani che apriamo e dentro ci sono le zampe che fuori escono. Bello! Hai visto? Guarda sì. Che roba! Joystick è proprio un mostro moderno, ipertecnologico, che viene fuori da un videogioco. Ah, i miei tempi! I mostri venivano fuori da scatole di cartoni e vecchi sgabuzzini. Ma sai come camminano i granchi? Camminano solo laterale, un po' così. Sì. È presente? Con le chele. Ah, giusto, le chele. È vero. Dobbiamo farle. La plastilina era molto bella perché sembrava un po' il Pong, queste cose che usavo da piccolo. E adesso? La coda! Ottimo! Di che colore la facciamo? Blu. Benissimo. Facciamo allora una bella lunga salsiccetta, come se preparassimo un bello spaghettone lungo, che poi gli facciamo tutti i fili tagliati con le scintille gialle, Sì. Ma è vero che con questa coda puoi infettare tutti gli elettrodomestici? Sì, tutto. Ma anche i videogame? Tutto! Anche le televisioni a casa! Oh no! Ok, è tutto a posto, sono riuscito a riparare. Pericolosissimo questo joystick. Attenzione, il joystick può arrivare anche nelle vostre case. Senti, Jacopo. Adesso però dobbiamo fare l'espressione di joystick. Sì. Ma come le la facciamo? Arrabbiatissimo. Proprio cattiva così. Sì. Ma cattivissima, fammi vedere come. Che paura! Benissimo. La cosa davvero particolare di joystick è che può cambiare anche umore cliccando i diversi smile che ha sul dorso. Attacchiamo i bottoni adesso. Dai, vediamo se funzionano. Com'è? Sì. Molto bene, Jacopo. Senti un po', stavo pensando, lui è molto forte con gli elettrodomestici. Sì. Ma contro gli umani, stavo pensando che magari è meglio dotarlo di un potere per difendersi. I fulmini! Bravissimo, come una specie di riccio elettrico. Sì. Prepariamo tutti i fulmini elettrici che gli escono da tutta la corazza. Fulmine 7, tempesta elettrica! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Wow, joystick è davvero un tipo elettrico, Direi che è giunto il momento di portarlo alla macchina dei mostri. Sì. Mi dai una mano? Sì. Ecco, regolo il voltaggio. Ci siamo. Adesso, Jacopo, tira la leva. La macchina dei mostri è il congegno più misterioso dell'officina. Nessuno sa cosa avvenga al suo interno, ma dopo una notte di lavoro, qualsiasi mostro riemerge equipaggiato, colorato e potenziato. Il viaggio di Joystick è quasi finito.
Sì, vai così, batti un 5. Ottimo, ottimo lavoro. È stato davvero un piacere lavorare con te quest'oggi. Grazie. La macchina dei mostri lavorerà tutta la notte, ma domani vedrai che tipo elettrico. Ok. Andiamo, ragazzo. Andiamo. Non vedrò l'ora che sia domani per vedere il mio mostro. Che succede? Joystick deve essersi impossessato del sistema elettrico! Ma no, ma è un disastro! Già... Ah! Ma sei tu! Matteo, dobbiamo riattivare manualmente la luce. Ho un'idea! Matteo, dove sei finito? Vai Marco, corri, corri! Tu e le tue idee! Dai, non ti lamentare! Conserva le energie e corri! Ma quanto manca? Manca... 5 ore! Cosa? Dai, solo 5 ore e il mostro è pronto! Ma io sono stanchissimo! Vai! Ritmo, ritmo! Che vai. Fatica! 4 ore e 59! Da quando è arrivato all'officina dei mostri, il potenziale distruttivo di Joystick è aumentato enormemente. Si è trasformato in un granchio robotico mutante, più forte, più veloce, più letale. Durante la modellazione ha anche imparato a sparare fulmini dalla corazza. Ora che il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Joystick sta per uscire dalla macchina dei mostri. Jacopo sta per arrivare. Tra poco riconsegneremo Joystick. Speriamo che l'attivazione manuale abbia funzionato. È stata molto dura. Dura per chi? Sono io che ho corso tutta la notte. Vabbè, io ho fatto il tifo. Ciao. Ciao Jacopo. Bentornato all'officina dei mostri. Grazie. Ciao Jacopo. Ciao. Ascolta, abbiamo avuto qualche problema durante la notte con la macchina. Ah, peccato. Probabilmente Joystick ha fatto un po' di interferenza e abbiamo dovuto riavviarla manualmente. Annaggia Joystick, hai combinato un altro casino. Già, andiamo a vedere cos'è successo, eh. Va bene. Lo sapevo! È accaduto! Una carriera distrutta! Marco, prova ancora! Dai, hai ragione! Uscita dalla macchina con tutto quel fumo sono rimasta a bocca aperta. È costato tanto sudore e fatica, eh? Però se questo è il risultato ne valsa la pena. Ah sì, assolutamente. Dalla scossa forse anche. Sta anche cambiando colore. È vero, guarda quante sfumature, da rosso diventa blu, eh? Con tutti questi colori sembra che il joystick stia mutando. Sei soddisfatto? Sì, molto. Ma promossi o bocciati? Promossi. Che voto ci dai? 10. Fantastico. Beh, lo sai, questo lo puoi portare a casa adesso, è tuo. Mostro consegnato, socio. Ottimo lavoro. Lo metterò nella mia camera, sulla mia scrivania, ma non vicino al mio computer. Grazie Officina dei Mostri, il mio mostro è bellissimo e fortissimo. Grazie veramente.